Tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questo nuovo anno, primo video del 2024. Come vi ho detto nell'ultimo video, vi sto registrando questi contenuti uno di seguito all'altro il 31 di dicembre, ma quando vedrete questo video sarà il primo di gennaio, quindi avremo concluso il 2023 insieme con un video, visto che mancavo da un po', e lo inizieremo insieme con questo di oggi. Sono molto contenta di tenervi compagnia in questo primo giorno dell'anno. Quest'oggi andiamo ad aprire la Degustavox del mese di dicembre. In ritardo, in una maniera spaventosa, ma come avete saputo e come vi ho spiegato bene nel video scorso, è andata così. Quindi siamo qui per un nuovo anno, un sacco di nuovi contenuti e quindi iniziamo bene con una bella apertura della Degustavox. Come al solito, riguardo la Degustavox, intanto la mia voce è sempre meno perché già era meno nel video di prima e quindi continua a scendere. Vi ricordo che nell'info box trovate il link diretto per il sito di Degustavox, dove anche voi potrete abbonarvi e ricevere una Degustavox a casa al mese. E ogni tanto non riesco a respirare, ma continuiamo così. Andiamo sull'apertura della nostra Degustavox. Sono troppo curiosa, considerate che mi è arrivata giorni e giorni fa e ho resistito ad aprirla per vederla direttamente con voi. Non ho guardato video di altre amiche che fanno l'apertura della Degustavox proprio perché volevo tenermela completamente a sorpresa. Non ho nemmeno letto più di tanto nella mia per scoprirla con voi. Allora, io già sto vedendo qualcosina che mi interessa, quindi sono contenta. Sono fatta un muccettino perché ho i capelli da lavare, da sistemare, e ne ho approfittato per legarli così, quindi mi la faccia indecente. Ma non guardiamo me, guardiamo la Degustavox. Direi che già vedete qualcosa di interessante adesso che andiamo a vedere insieme. Io so già che questa è una cosa. Intanto c'è una cartolina bellissima. Auguri di buon Natale, un felice anno nuovo, grazie Degustavox, bellissima, una cartolina così con il carillon, con la giostrina, con i cavalli, da compilare, deliziosa, la terrò per il prossimo anno. Queste qui, ora io non voglio spoilerare troppo, farvi vedere troppe cose, risparmio fino al 43% sul valore totale della box, mi raccomando andate sempre sul loro sito per scoprire tutto. Qui abbiamo la box di dicembre appunto con tutti i vari prodotti descrittivi, ma vi voglio soffermare su questi che ci crediate o no, io li avevo visti da Lidl per trovare dei prodotti novità da assaggiare per poi farvi i prossimi video, ed erano questi M&M's che quindi sicuramente troveremo all'interno della Degustavox. Al caramello salato, vabbè, non ci perdiamo troppo in chiacchiere, io vado così per ordine. La prima cosa che trovo è una cosa che io adoro, sono della marca Velarte, una marca spagnola, le pipas, snack pipas, schiacciatine di pane con semi di girasole. Queste qua io le mangiavo un sacco di anni fa perché me le compravo ogni tanto mio papà, che aveva le macchinette al lavoro, quelle automatiche, e all'interno c'erano queste, quindi ogni tanto le portavo a casa. Allora, i bastoncini Velarte sono l'accompagnamento perfetto per tutti i vostri piatti, meravigliati i vostri ospiti con lo spuntino perfetto. Sono proprio delle, appunto, delle schiacciatine però un pochettino più lunghe, fatte al forno e croccanti con i semi di girasole, quelli per i criceti, diciamo, sono buonissime ragazze, non sono sicuramente poco caloriche, però sono squisite, senza zuccheri aggiunti, adatte ai vegetariani. Bello, questo mi piace, lo sgranocchierò in questi giorni. Poi, marca Fruittella, che bello, senza gelatina animale, troviamo qualcosa per me della marca Fruittella, intrecci allegri. Allora, guardate un po', delle strisce di, sono striscioline, sì, vegan, solo colori naturali, solo aromi naturali, le leggo perché io non compro mai queste caramelle qua, un po' perché non è che mi facciano impazzire, poi perché per lo più hanno sempre la gelatina animale all'interno. Invece queste sono vegane, senza gelatina animale, con succo di frutta. Guardate che carine, credo che siano un gusto fragola, lo scopriamo. Caramelle morbide al gusto fragola, scusatemi. Con succo di frutta, senza gelatina animale, solo colori e aromi naturali. DDC è un'esperienza creativa e gustosa, tutta da condividere, ma queste le voglio assaggiare subito appena finisco il video, così magari mi rinfrescano anche un pochino la gola. Ma non ho nemmeno bruciore di gola, è solo che a parlare tanto mi sta andando via la voce. Finito questo video mi riposerò un pochino. Bellissime, tra l'altro è anche un pacco grosso, non so se c'è, il peso è 125 grammi. Queste sono da dividere in famiglia, senza dubbio. Poi siamo arrivati alle nostre M&M's. M&M's Salted Caramel amplia il suo assortimento lanciando una golosa nuova variante. M&M's al caramello salato, il cioccolato dei tuoi amati M&M's si unisce a un gustoso cuore di caramello.
in un formato perfetto per rendere speciali i momenti di condivisione. Ragazze, questo facciamo che lo assaggerò e ve lo faccio vedere nel prossimo video assaggi, senza dubbio, perché meritano e quindi ne parleremo come novità dell'inizio anno, diciamo così, anche se erano già della fine dell'anno, ma dell'inizio anno. Sono curiosissima di assaggiarle. Poi, allora, abbiamo il prodotto del mese che potrei farvi vedere. Potrei farvelo direttamente vedere da qua. Allora, di Harry Potter, tra l'altro, della White Horse. Scusatemi questa tosse. L'arte italiana del cioccolato White Horse. Tavoletta cioccolato al latte e popcorn caramellati di Harry Potter. Ti porta al magico mondo di Harry Potter. Lasciati avvolgere dall'originale delizia della tavoletta di cioccolato con i popcorn. Ragazze, ragazze, di che cosa stiamo parlando? Altro che caramelline per la gola. Qua vado di cioccolato felicemente. Quindi inizio l'anno in maniera che più dolce non si può. Questo è il simbolo serpeverde, perché ovviamente lo trovate, faccio vedere così, nei vari simboli, per chi è appassionato di Harry Potter sa di che cosa sto parlando. Proseguiamo, questa degusta box, ma quanti prodotti ha? Sto vedendo delle cose assurde. Allora, un'altra novità dolce della Sperlari, Zanzibar cuor di nocciola, con granella di caramello croccante e due nocciole intere. Stiamo parlando di questi torroncini, cioccolatini, vediamo. Scopri Zanzibar cuor di nocciola, la cremosità della pasta di nocciole si sposa elegantemente con il cioccolato bianco, quindi questo sicuramente non farà per me, ma più per Mattia e per mia sorella, regalando un sapore unico, arricchito da granella di caramello croccante e nocciole intere. Cuor di nocciola ti conquisterà con la sua straordinaria consistenza. Bellissimi, che adoro queste novità, potrei quasi assaggiarvelo e farvelo vedere poi in un video, parlarvene, però io non sono un amante del cioccolato bianco, quindi non riuscirei a essere proprio imparziale come si deve. Poi qui abbiamo un paio di cose salate, un pacco di pasta del pastificio di Martino. Allora, pasta di Martino, formato lungo di origine ligure, amato soprattutto in abbinamento al pesto. Le linguine, la tradizione partenopea lo lega a sughi veloci a base di crostacei e frutti di mare, come le iconiche linguine alle vongole. Io me la mangerò con il pesto molto molto volentieri. E questo è un pacco da 500 grammi, mezzo chilo di linguine. Adoro la pasta di Martino, tra l'altro l'ho trovata anche in un negozietto vicino a dove lavoro io, quei negozi che hanno della pasta tipica, no, della regione. Fatta così, avevo comprato un paio di pacchi di pasta corta perché è molto buona. È molto buona e questa pasta di Gragnano IGP mi piace tantissimo. Sempre una cosa molto gradita. Queste sono le linguine che in parte si vedono, ma guardate quanto è bella questa confezione. Poi abbiamo ancora 4-5 prodotti. Vediamo i crostini dorati della marca Sansepolcro Toscana. Crostino dorato classico e integrale. Direi che abbiamo trovato quello classico. La gamma Crostino Dorato nasce da una ricetta semplice, preparata con ingredienti di qualità. La lievitazione naturale e la lenta cottura rendono il Crostino Dorato irresistibilmente croccante, leggero e perfetto per ogni occasione. Per coloro che cercano equilibrio tra salute e gusto, è disponibile anche il Crostino Dorato integrale. Mi piacciono entrambi, direi che forse quello non integrale piace di più a Mattia. Mattia mangia tantissimi crostini, quelli della Mulino Bianco, ne compriamo sempre, ne compra sempre e quindi questo è super apprezzato. Buono per le bruschette, ma è buono anche all'interno delle zuppe. Bello, bello, buonissimo anche lui. Tra l'altro, è un pacco, sono 300 grammi, quindi ne abbiamo anche parecchi. Poi andiamo avanti con un altro prodotto pane, diciamo così. Della Morato abbiamo pane idee, spuntinelle le originali, morbide fette preparate con latte fresco. Stiamo parlando del classico pane da tramezzino, a parte che è bellissima la presentazione così tagliata a stellina, può essere un'idea comunque per le festività o quando avete bisogno di fare un aperitivo e fare qualcosa di un po' diverso. Soffici fette di pane senza crosta, dalla qualità inconfondibile perché ottenute dalla parte più soffice e centrale di filoni di pane privati della crosta e preparate con solo latte fresco. La loro morbidezza le rende perfette per creare tramezzini e tartine, ma anche ottimi toast. Buonissimo, i prodotti Morato sono garanzia, assolutamente. Poi lasciamo in fondo questo dolce, se avete già letto di che cosa si tratta, e vediamo due cose. Allora, intanto partiamo dal brodo granulare vegetale Knorr, che fortuna, non so se c'era solo il vegetale.
Sì, ma sono contentissima, così lo posso mangiare io ovviamente, perché rischio poi di trovare quello di carne, invece granulare vegetale. Prova il granulare Knorr per insaporire i tuoi sughi al pomodoro, facile da dosare proprio come vuoi tu, per aggiungere alle tue ricette tutto il sapore delle verdure d'agricoltura sostenibile. Prendici più gusto con il granulare Knorr, che buono, questo non l'ho mai provato. Senza glutine, con verdure e spezie d'agricoltura sostenibile, meno 30% di plastica, perché infatti questo è in parte in carta. Preparato per brodo e condimento a base di glutammato senza glutine, ma io ne uso talmente poco in teglia e griglia. Molto interessante, senza lattosio, con pochi grassi, vegano. Interessantissimo, appunto, come dicono, da andare ad aggiungere un pochino ai vari sughi. Poi sughi al pomodoro io ne faccio molto spesso. E abbiamo invece questa che mi stuzzica un sacco, spero tanto di poterla mangiare perché non c'è scritto vegana. Allora, Develey, che tra l'altro è anche questa un'altra marca che è una garanzia, salsa rosa sriracha, leggermente piccante. Allora, stiamo parlando di lei. Io questa non l'ho mai vista nemmeno sugli scaffali. La nuova salsa rosa sriracha. Sriracha, con il suo gusto leggermente piccante, vi accompagnerà in un viaggio nel lontano oriente. La nota raffinata e piccante del chili, che adoro, racchiusa al suo interno, vi permetterà di sperimentare con ricette etniche, dandogli quel tocco in più, un'armonia tra equilibrio e piquantezza tutta orientale. Vediamo che cosa ha all'interno, soprattutto se io lo posso mangiare, però direi di sì, un po' di tuorlo d'uovo, ma io non... Ah, sì che lo posso mangiare. Fantastico, è più speziata, ma vedete che ha anche questi pezzettini di chili, di peperoncini vari ed eventuali. Questa se in questi giorni ci facciamo l'hamburger a casa, proprio il panino vegetariano per me ovviamente, la vado ad aggiungere, che buona. E ora concludiamo, benché il prodotto del mese, come avete visto, fosse la tavoletta di cioccolato Whitehorse o Whitehorse, ma qui abbiamo un qualcosa di wow proprio. Stiamo parlando dell'originale Grisby, però vegan al gianduia. Altra assoluta novità per me e penso anche per voi. Grisby vegan è l'inimitabile frolla croccante ripiena di vellutata crema gianduia, che si sa essere buonissima. Dalla frolla al packaging tutto è certificato e privo di ingredienti di origine animale. Una versione che mantiene invariata l'esperienza palatale e l'essenza del brand, rendendola a tutti gli effetti un prodotto indulgence fedele alle aspettative del Grisby Lovers. Allora, diciamo che per chi magari appunto non beve latte, chi è completamente vegano, si mantengono comunque i gusti del Grisby classico, pur essendo vegano anziché vegetariano, anziché sì, vegetariano anziché vegetariano, come sono io mangio sia uova che formaggi e quindi latte e tutti i suoi derivati, però adoro provare prodotti vegani. Sono molto curiosa, vi dirò che vediamo se si vedono un pochino attraverso. Eh no, perché la confezione è chiusa così, ora non li vado ad aprire, pensavo fosse trasparente, volevo vedere, insomma, anche se è un classico, è il classico biscotto Grisby. A me piacciono molto, indovinate, i miei preferiti sono quelli anche con la frolla al cacao, ma so che non avevate tanti dubbi al riguardo. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra Degustabox, ripeto che vi ricordo era del mese di dicembre, ho fatto tardi come tutte le cose che ho fatto nelle ultime 2 settimane. Tantissimi prodotti interessanti, allora da quelli basici, super utilizzati e sfruttabili al massimo, quindi parliamo di queste cose per cucinare molto classiche ma sempre ben molto apprezzate. Mi ispirano tantissimo la salsa, gli M&M's al caramello, loro, proprio perché io non mangio mai cose a caramelle, e questo qui che ha i popcorn all'interno, però l'ho già mangiato in altre versioni se non sbaglio, non mi ricordo di chi, però l'avevo già assaggiato. Poi abbiamo la pasta, i Grisby che senza dubbio voglio provare, insomma una Degustabox molto varia, diciamo così, bella ricca di tante cose diverse, non prettamente dolci o comunque è sempre molto bilanciata, però tante cose che poi potrei continuare a comprarmi molto volentieri anche una volta assaggiate appunto grazie a Degustabox. Io ringrazio come al solito Degustabox per avermela mandata, voi andate in info box a vedere come poterla ricevere anche voi a casa abbonandovi. Vi ringrazio tantissimo di aver visto questo primo video del 2024 e vi do appuntamento al prossimo. A presto, ciao!